Il mese scorso Archie e Lilibet sono stati ufficialmente elencati come principe e principessa del sito web della famiglia reale. L'esclusione del principe Archie e della principessa Lilibet dalle celebrazioni dell'incoronazione ha solo alimentato la frattura tra il principe Harry e il principe William. Secondo quanto riferito, i giovani reali sono stati esclusi dall'invito inviato a Meghan e Harry, mentre i figli del principe e della principessa di Galles avranno un ruolo chiave nella cerimonia. L'editore reale del Telegraph, Victoria Ward, ha affermato che la mossa lascia i Sussex a suonare il secondo violino al principe e alla principessa del Galles. Dopo mesi di speculazioni, Buckingham Palace ha annunciato che Harry avrebbe partecipato all'incoronazione, mentre Meghan sarebbe rimasta negli Stati Uniti con Archie e Lilibet. Si pensa che Meghan stia a casa per una serie di motivi, uno dei quali è festeggiare il quarto compleanno di Archie, che cade lo stesso giorno della cerimonia. Il mese scorso il sito web della famiglia reale è stato aggiornato dopo che Meghan e Harry hanno confermato di aver battezzato Lilibet. Archie, 3 anni, e Lilibet, 1, sono stati nominati principe e principessa del Sussex sulla pagina della linea di successione per la prima volta come 6° e 7° nella linea di successione al trono. Punto. I fratelli erano precedentemente elencati come Master Archie e Miss Lilibet. Secondo le regole stabilite dal re Giorgio V nel 1917, Archie e Lilibet non erano principe e principessa alla nascita perché non erano nipoti del monarca, ma ottennero il diritto a questi titoli quando Carlo salì al trono dopo la morte della regina Elisabetta II. Ma la famiglia reale sembra ritardare il riconoscimento dei titoli, aggiornando il sito solo il mese scorso. Il rapporto tra i fratelli e le loro mogli è stato teso da quando Meghan e Harry si sono ritirati dalla vita reale nel marzo 2020.